Cavo, mister del Club Milano. Mister, da dove vogliamo cominciare? Che partita è stata? Come ha vissuto gli ultimi momenti e come si sente adesso? Difficile da spiegare perché il calcio ogni tanto ti dà tanto, ogni tanto ti toglie tanto. Oggi credo che alla fine la voglia infinita di questo gruppo di raggiungere la finale ha pagato. Io dico sempre ai miei ragazzi, non credo nella fortuna del calcio, credo che oggi la squadra abbia proprio avuto la voglia di arrivare a tutti i costi in finale, una finale meritata, e quindi è difficile da spiegare, è stata una partita difficile, sapevamo che comunque loro attaccavano in tanti, abbiamo preso gol all'inizio, poi mi hanno sempre insegnato che nella vita fino all'ultimo secondo di mollare, poi quando l'arbitro fischia si va a vedere il risultato, però i miei ragazzi sono stati folli oggi come la stagione che stiamo facendo. Ecco, io penso che il 2-0 di Wahdab, un gol così in quel momento della gara, un gol poi anche così bello, probabilmente avrebbe affossato chiunque con così poco da giocare, anche perché anche il pareggio a quel punto non vi sarebbe bastato. Ma cosa è successo lì? Cioè, come si fa da quel momento ad avere la forza di rialzarsi così? Perché comunque sugli spalti c'era un'atmosfera davvero mai vista a questi livelli, e tanti complimenti per questo, perché qualcosa che non ho mai visto a questa categoria. Si fa col lavoro, semplice, credendoci sempre, avendo l'ossessione di farlo. Penso che in primis io in prima persona sono ossessionato nel voler vincere, nel voler arrivare, e la mia squadra ha dei ragazzi di 20 anni che hanno la stessa diata, la mia fame, la stessa mia testa, forse anche di più, e alla fine credo che se l'ossessione ti porta a fare qualcosa di folle. Oggi è stato proprio l'emblema di una stagione che ormai è finita, perché adesso dobbiamo festeggiare, ma poi alla fine pensiamo già subito a quello che sarà la finale nazionale, che non so in quanti avrebbero scommesso che il Club Milano di giovani sarebbe arrivato così lontano. È merito del lavoro comunque. Merito di fortuna, non è merito di niente, è merito di un gruppo che ci ha sempre creduto, anche sotto 2-0, 20 minuti dalla fine, sempre fino alla fine, fino a che l'arbitro non fischia, e quindi è una vittoria strameritata, anche perché secondo me all'andata abbiamo raccolto poco rispetto a quello che abbiamo fatto. Così qui con mister Federico Molinari. Mister, è difficile commentare dopo una partita del genere la gara di oggi. Possiamo dirlo, almeno a mio avviso, per più di 60 minuti avete controllato molto bene la gara, anche nonostante sembrava anche più difficile, nonostante appunto il risultato di 1-1 maturato in Veneto, poi giocarsi tutto qui in trasferta. Voi ci stavate riuscendo, siete andati addirittura sul 2-0, cosa è successo poi? Noi siamo calati non solo fisicamente ma anche mentalmente, secondo me pensavamo magari già di vedere il traguardo vicino, invece almeno dalla panchina si percepiva che comunque il Club Milano era in partita come una squadra che non ha mai mollato. Quando succedono cose del genere ti fai mille domande, puoi stare là ad analizzare sicuramente i momenti più salienti della partita, però il calcio è questo, dà e toglie allo stesso tempo, quindi ritengo la prestazione della squadra, questo grandissimo campionato che abbiamo fatto, e faccio i complimenti a Club Milano, perché risollevarsi dopo il 2-0 non era facile, anche perché erano in completa gestione della partita e loro erano pericolosi. Dopo hanno cambiato marcia, indubbiamente negli ultimi 20 minuti siamo andati in grandissima difficoltà. Ecco, appunto, nonostante comunque una sconfitta che inevitabilmente fa male, oggi dopo un percorso comunque meraviglioso che avete fatto della prima giornata di campionato, ecco, alla fine di tutto, cos'è che rimane di questa stagione della Codigese? Rimane la consapevolezza che il lavoro, anche a livello dilettantistico, se interpretato nel modo giusto, in modo professionale, paga. E noi siamo una squadra che comunque si allena la sera, per la settimana, dove tutte le persone lavorano, arrivano di corsa, però abbiamo dimostrato, insomma, anche a livelli superiori di poterci stare, e questo secondo me è una grandissima vittoria sia per la società che per i giocatori. Ecco mister, comunque alla fine complimenti per la straordinaria stagione che avete fatto. Grazie a voi. Rimarrà impressa, grazie.